Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Siamo qui su Serious Sam 4, esattamente da dove ci siamo lasciati la volta scorsa. Quindi siamo ancora al terzo capitolo di questo fantastico FPS super adrenalinico, super cazzuto, super fracassone. Insomma, gioco folle allo stato puro. Ci sono un sacco di bizzarrie, ragazzi. Infatti nell'episodio precedente abbiamo incontrato un essere gigantesco che ci lanciava questi missili, questi suppostoni giganti, insomma, e ci voleva fare il culo malissimo, però alla fine ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo distrutto. Era chiaramente un'opzione, diciamo, una missione secondaria, una cosa extra, diciamo così, quindi adesso andiamo avanti sempre ben attrezzati, sprezzanti del pericolo. Vediamo un po' cosa ci aspetta oggi, ragazzi, in questo episodio, dove andiamo a finire. Aspettate, cosa c'è qui? Niente, perfetto. Io mi guardo sempre attorno. Cos'è questo? Oh, bene, perfetto. Altro punto abilità. Allora, cosa possiamo sbloccare? Sono dei manufatti, ragazzi, questi, dove ci sblocca delle abilità. Noi ne abbiamo già sbloccata una: ammazza e razzia, che ci permette di, insomma, i nemici che ammazziamo ci droppano degli oggetti, tutto qui. Dunque, ma non resta un'arma. Le armi si ricaricano più velocemente. Doppia impugnatura, pistola e armi. Grande, bello. Usiamo questo subito. Ah, basta. Non possiamo fare altro. Premi alto per attivare e disattivare la doppia impugnatura. Ok, però solo con le pistole. Va bene. Ci accontentiamo. Armatura. Ma che cazzo è sta cosa? Looks like we got zealots. Beccalo. Shoot him in the back. Cazzo, è fortissimo. Back shooting commencing. Non gli facciamo niente. In testa. Merda. No, è corazzato, quindi. Ma lo uccidiamo. Ah, ok. Sorry, I'm on duty. I can't get hammered. Alle spalle. Però non mi aspettavo nulla del genere. Chi c'è? Quando parte questo sound, occhio. Guarda questo spam. È spam nella schiena. Niente. Così. No, cazzo. Ho sbagliato tasto. Sono tosti, sono pericolosissimi. Però sono fragili alla schiena. Una bella fucilata dietro la schiena e vanno giù.
qui che mi vomitano addosso. Cazzate. Attenzione, lucciottolo gigante. E vai giù anche tu. Cazzo. Raccogli tutto. Posizione secondo radio fire, ok. Vai. Facciamo una strage. Porca puttana, si distruggono. Per poco. Vieni, vieni. Zacchete. È caldo. Ci abbia chiuso. Posto sì, ma non è tanto accogliente. Guarda questo che si piazza lì. Ok, è calmo. Attenzione, è kamikaze. Ok, fatta, ce l'abbiamo fatta. Siamo troppo cazzuti. C'è da fare. Qui cosa c'è? Niente. La porta è chiusa a chiave. Proiettili, fucile d'assalto.
gamba. È calmo tu. Con gli artigli. Dove sei? Io mi controllo sempre tutto, ragazzi, perché ci potrebbe sempre essere qualcosa imboscato, quindi non si sa mai, non si sa mai. Kenny si è reso utile da questi. Una per volta, anche lei. Salve, salve. Guarda questi che paiono le spalle. Che cazzo è? Scusi, stavo grattando, c'è una zanzara, mi sta massacrando. È chiuso. I'm sure you can find it. Nuovo obiettivo secondario, raccogli il manufatto. Assolutamente sì. Attenzione, ho visto qualcosa di veramente magnifico. An authentic ancient Roman rocket launcher. Grande così il lanciarazzi. Ragazzi, ora sì che facciamo sul serio. Spam. Io, spam. È così. Anche da dietro. Però non li sprechiamo. Porca pu... Ma in quanti siete? Ok, finiti. Ciao. Ciao.
informazioni. Salute. What is a sap? A miserable little pile of one-liners. But enough talk. Che succede? Fortissimo. Oh. È resistentissimo, ragazzi. Dai, calmo. Che cosa? Beacon 2 set. Looks like I ain't buying the drinks tonight. That's because I gave you the easy ones, dumbass. Allora, qui si va all'obiettivo opzionale, arcologia amatoriale, ricompensa anomalia temporale. Ok, qui si va all'obiettivo principale. Noi ci buttiamo, ragazzi, all'obiettivo opzionale, ovviamente, perché... Comunque questo capitolo ha un sacco di missioni opzionali. Dove vai? Vieni qui, spacco il culo. Sento rumori strani. Chi c'è? Lei! Lo faccio il furbo. Dov'è? Scusi, buon uomo. Che cazzo è? Porca merda, ho finito le munizioni. No, liscio. Allora, salve, in pieno proprio. Porca miseria, ragazzi, le munizioni scarseggiano. Okay, forse ci siamo. Attenzione. Cos'è questo? Allora, ho scoperto un altro indizio. Vicino al manufatto ho trovato un piccolo cilindro di bronzo. All'interno era racchiuso un altro frammento della profezia di Quartà.
vabbè, in cui fa riferimento a un antico dispositivo chiamato il blocco del tempo, che si dice sia in grado di mandare una o più persone indietro nel tempo. Interessante, ragazzi, interessante. Apparentemente questo manufatto non fu costruito dai siriani, ma da una specie ancora più antica, forse degli onnipotenti stessi. Parti della pergamena sono troppo logore per risultare leggibili, perciò al momento non sono in grado di stabilire la posizione del blocco del tempo. Sembra che fosse stato trasportato sulla Terra dopo la caduta di Sirio, ma l'ipotesi del professor Kisiel, secondo cui potrebbe trovarsi in Egitto, è semplicemente infondata. Il vecchio ha guardato troppi film d'avventura, dottor Herman Stein. Va bene, raccogliamo tutto. Cos'è questo? This is Bill Corwin, bringing you Memories of Earth. Here's a message from a fellow broadcaster. I miss normal conversations. Like, hi, Quinn, how are you? Are you having a nice day? Or what did you have for breakfast? Not, Quinn, I got Orthopus ink all over my uniform. How do I get it out? Or, Quinn, Sergeant Flesher just got eaten by a Gnar, and the evac vehicle's on fire. What do we do? Or, Quinn, the satellite is acting up again. Can you hack it and rewrite the code before the missiles hit our own people? I'd like to be more than just the voice on the radio again. Amen to that, sister. And my sincere condolences to the family of Sergeant Fleischer. Okay. Allora, distorsione temporale. Una volta impiegato questo antico manufatto siriano genererà un grande campo di distorsione di Cronon. All'interno di questa bolla temporale tutti i nemici e i loro proiettili verranno notevolmente rallentati, mentre l'utente continuerà a muoversi normalmente. Ok, stiamo trovando un sacco di gadget, ragazzi. Io in realtà al momento non sto utilizzando. This looks awesome. What's it do? I believe the artifact was part of the Syrian's research into the properties of time and may have a time dilation effect. So could I use it? Theory, but you must first return it for study. Or I could use it. Or you could bring it back. Or I could use it. Or you could bring it back. Or I could use it. Or you could bring it back. Or I could bring it back. E basta. You could use it. Well, thank you, professor. Shut up. Vabbè, lo usiamo subito a questo perché sono troppo curioso. Tanto qui usciranno nemici a non finire. Li sento già. Eccoli. Mi stanno aspettando. Allora, cosa abbiamo fatto? Beh, abbiamo rallentato il tempo, forse. Sì. Guardate come vanno lì. Venga qui anche lei. Aia. Addosso proprio. Basta, non c'è più nessuno. Sembra assai strano. Con un altro. Cosa ti urli tu? Hey Hellfire, who taught you how to fly? Stevie Wonder. Who's that? Same guy who taught you how to shoot. Bene ragazzi, abbiamo ottenuto un altro gadget, perfetto, adesso possiamo andare avanti. Qui c'è questa zona così ampia. Non mi convince tantissimo. Vabbè, comunque. Piazziamo il radio. Beacon 2 set! Ready to. Hold on! I need to hand out. Eccoli! Cazzo!
Merda. Merda. Occhio. E ci spaccano il culo. Dove sei? Merda, vieni qui, stronzo. Jones. It might be a comms malfunction, but... Can you pinpoint his bacon? Salva Jones. Yes, it's in the amphitheater, but it seems to be mobile. I'll check it out. I'm done as well. I can help you. Negative. I got this. Kenny, you get out of here. Ok, dobbiamo andare a salvare Jones, ragazzi. Guardate quanta gente c'è qui. Io butto un occhio qui, ragazzi. Ah, vabbè, questa è quella che dovevamo prima. Questa è chiusa. Venite, venite. Però sei un bastardo. Come cazzo hai fatto a beccarmi? E cazzo. Vado di pistola con questo. E tac. Pieno di roba qui. Guardate quanti sono. Venga, venga. C'è anche per lei. Di stronzo. Quanti siete? Porca troia. Thank you.
cazzo. Cazzo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Cazzo, è successo? Minchia, guardate la salute. Guarda quel pezzo di merda. Se mi fa fuori questo pezzo. Questo pezzo bastardo. Hey boss, you there yet? Getting a bit worried about Jones. Man's quiet. Not this quiet. Almost there. Qui cosa c'è? Niente. Ah no. Ho pochissima salute, porca puttana. E sicuramente anche le munizioni scarseggiano. Vabbè, ci buttiamo un occhio, non posso non controllare la zona. O siamo arrivati da qui? Oh, non credo. Ma non c'è niente? Ma forse siamo arrivati da... Non lo so, ragazzi, mi sto perdendo. Vabbè, andiamo avanti. Che è un po' di salute. I'm gonna cut you into little pieces. Boss, I hope you enjoyed that meal because it sure as hell is gonna be your last. Non abbiamo un cazzo di salute. Occhio. E calmo. Aia. Attenzione. For some reason I just don't approve of people eating my friends. È così quello che bastiamo. Aia. Ormai si è spacciato, bello mio. Lo sto Jones morto, papatto proprio. Stone, it's the last beacon in place. Just a sec. He had a brother, you know. The guy you just killed. I'll have to call him, tell him some damn alien killed Tom. It'll ask me.
What'd you do, Sam? And I'll say, I stuck this beacon right through that bastard alien's skull. Do you think that'll make him feel better? Let's find out together. Sam, what's happening? Keep losing your signal. There's too much interference. All beacons are placed and primed. But we have to clear the perimeter. There's a minute to reach the minimum safe distance. We are not outside the target area. We got confirmation from the ground. Engage the HARP array. Sir, I'm not sure that's what Stone meant. Sam, please repeat. We're getting a lot of interference. I repeat. We have cleared the perimeter. We can't hesitate. Stone's a soldier. He knows the risks. Sir. Energize. That's an order. Confirmed. We have clearance from General Brand. Engaging HARP. Project Rock and Roll is a go. Oh, crap. No! Ok, capitolo 3 completato, i 4 cavalieri dell'apocalisse. Yes, sir. Run! Nuovo obiettivo principale, torna in macchina. Allora ragazzi, qui sta succedendo un bordello allucinante. Il Vesuvio è eruttato. Quindi siamo in una situazione estremamente critica. Comunque, abbiamo completato il capitolo 3, quindi di conseguenza io direi che ci possiamo anche fermare qui. La doppia impugnatura. Vabbè, non sapevamo già. Come sempre ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate like, condividete e iscrivetevi al canale. Noi ci lasciamo con questo paesaggio devastante. Dobbiamo fuggire più velocemente possibile, perché qui facciamo una brutta fine sicuramente. Comunque, noi ragazzi ci vediamo alla prossima. Ciao.